Ciao ragazze, allora oggi vi faccio vedere quello che ho acquistato da Avon. Non vi faccio vedere lo spacchettamento perché i prodotti che hanno preso i miei clienti li ho già consegnati, non tutti, però alcuni comunque sono già messi nei loro sacchettini, nei loro pacchettini che sono da spedire in posta, quindi accontentatevi di quello che ho preso io, ma penso che siate felici lo stesso di vedere perché so che siete curiosissimi ogni volta. Allora, primissima cosa che vi faccio vedere è la borsa postal, che è quella che si vinceva, diciamo così, perché con un contributo di 2,95 euro ci si aggiudicava questa borsa se si partecipava all'offerta fedeltà che comprendeva la campagna 6, 7, 8. Se si facevano 20 euro per ogni campagna e si prendeva il prodotto fedeltà, si aveva poi appunto con 2,95 euro questa borsa che io vi avevo già detto che era bellissima perché l'avevo già vista in una riunione Avon, quindi l'avevo anche toccata con mano, l'avevo osservata bene, mi era piaciuta, allora avevo deciso di fare questa cosa. E vi devo dire che è proprio bellissima. Adesso non si vedrà niente, però comunque guardate che bello. Si chiama Postal perché come potete vedere ci sono tutte cartoline, tutte lettere di tutti i paesi d'Europa. Mi piace tantissimo, poi vanno di moda queste qua e allora ho deciso di prenderlo. Adesso non mi viene in mente il nome del designer di questi accessori moda perché quello che ha ideato questa borsa è quello che fa, non so se avete presente, quelle borse con le cartine. Non mi viene il nome, mi sembra la marca Aliviero Martini. Martini, comunque penso che abbiate capito comunque e niente, quindi era anche carino avere un qualcosa, diciamo così, un po' originale con questo design particolare. Adesso vediamo i prodotti che mi sono presa. Ci sono anche delle cosine che ho preso per voi e forse lo scoprirete perché sono doppie. Prima cosa, infatti, che ho preso sia per me che per voi. Questo per voi ancora sigillato, questo è mio. È il mascara 24 carati Gold Mascara. È un semplicissimo mascara, però mi piaceva tantissimo questa cosa del gold e poi era carino questo pennellino da utilizzare soprattutto nelle zone anche nella rima inferiore, le ciglia che sono un po' più piccole per non andare a utilizzare quei pennelli volumizzanti. Si utilizzano questi scovolini qua che sono veramente pratici e non sporcano l'occhio, che è la cosa essenziale. E quindi questo qua poi lo metterò in un giveaway per voi. Questo è mio, questo poi sarà il vostro. Stessa cosa che non ho ancora aperto, comunque uno voi, uno io. Praticamente ho preso questo set di tre lime, perché sapete che io sono una patita di unghie e quindi ho deciso di prendere questo set da tre lime, con i tre, no, sono sei step. Ci sono i numerini sopra da seguire, molto carina, poi rosa, questa è comodissima da borsetta, sapete che quando andate in giro, se vi capita che vi si rompe un'unghia, succede qualcosa, avete almeno questo che vi può essere un po' d'aiuto. Quindi questo che sia per me che per voi. Poi questo qui è per voi, è un ombrettino cremoso, questo è il colore Blueberry Cream. Ora ve lo faccio vedere da chiuso comunque, così vi fate un'idea, poi così avete un'anticipazione dei prossimi giveaway della Color Trend e questo, vedete? Un mix di colori. Io l'ho trovato molto carina come idea, regalo, e allora ho pensato subito a voi e ho scelto questa colorazione che è sui toni che io preferisco, quindi un rosa cipria, un viola chiaro, un viola scuro, che poi questi qua vanno mischiati col pennellino e vedrete che bel trucco che vi viene poi fuori. Questo è il suo scatolino. Proprio mignon. Poi mi sono presa questo, questo qui è il gloss per le labbra. Questo qui è la linea Avon Care che io ho sempre utilizzato solo il burro cacao. Ho deciso di provare questo. Questo qui è con l'olio di jojoba
appunto è nuovo, quindi non so come sia, però è molto buono. Guardate che carina questa applicazione. Così appunto è un gloss. Adesso se volete ve lo posso anche swatchare, ma è proprio, vedete, non so se si vede, comunque è trasparente, bianco. Proprio da applicare sopra i vostri rossetti, sopra il vostro burro cacao, giusto per dare un tocco di lucido alle labbra. Poi, visto che costava 9,99, come avevo già detto quando vi ho fatto vedere il catalogo, mi sono comprata il profumo Secret Fantasy. Questo qua l'ho preso perché comunque a me piacciono tantissimo le fragranze. E poi, era un formato piccolino, vedete? È da 50 ml, quindi mi sembrava carino anche averlo. Poi per il prezzo che era l'ho preso. Poi carino che c'è questa chiavettina, che poi penso di metterla per fare una mia creazione. E niente, questo qua è il profumo, molto molto buono. Adesso, anche se lo spruzzo, non lo sentite, quindi non sto a spruzzare, io l'ho sentito, è buonissimo, molto dolce, molto delicato. Questo è da giorno, consigliato soprattutto per le più giovani, anche quando andate a scuola. Questo qui è molto molto buono. Poi mi sono presa il profumo per il corpo della Little Red Dress, non ce la faccio. Comunque, questo profumo per il corpo qua, che sapete che io li adoro, ancora adesso va bene questa stagione da utilizzarli. Poi io, come vi ho detto, li spruzzo non solo sul corpo, ma anche sul capo che ho addosso, così mi sento il profumo, perché io adoro sentire il profumo, essere proprio avvolta in una nuvola di profumo. E allora questi qua sono fantastici, poi almeno non vado a sprecare il prodotto, mentre questo qua lo utilizzo molto più cautamente, perché comunque è un profumo. Ultimissima cosa che mi sono presa è questa crema che era in offerta per me, allo zucchero di canna, mi sembra, prugna e vaniglia. Guardate, e l'ho presa perché questa qua è una crema sia per il corpo che per le mani. Io l'ho presa più per l'utilizzo delle mani, perché adesso mi sta finendo la crema. Volevo comprarmi una crema per le mani, ma non spendere tantissimo. Allora questo qua costava, adesso non mi ricordo, ma su 1 euro e qualcosa. E allora l'ho preso. Vi devo dire che è buonissimo, aveva un profumo dolce, buonissimo. E questo qua appunto lo userò solo per le mani, perché per il corpo ho tantissime creme, quindi non l'ho preso per quel motivo lì. Voilà, questo era tutto. Vedete che anche questa volta non mi sono data la pazza gioia, perché forse me la darò questa pazza gioia con la campagna 9, perché non so se avete sfogliato il catalogo, però è veramente ricco ricco di promozioni. Poi la linea della Color Trend ha fatto grandi novità. E io di ognuno di quei prodottini nuovi ho preso qualcosa, quindi il prossimo Haul Avon sarà un po' più ricco, credo, però vedremo. Scusate se oggi non riesco a parlare, a spiaccicare due parole insieme, ma boh, non lo so. Comunque mi avete capito sicuramente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!